Così con questa macchina mi feci un'esperienza per 2 anni, nel 59 e nel 60. Però l'unica cosa che non riuscivo a pareggiare erano le spese, cioè erano più le spese che gli incassi che riuscivo a ottenere, tra ingaggi e premi. Nel 61, aiutato da qualche mio parente, a mio rischio mi comprai una Lotus usata di seconda mano, precisamente la Lotus di Schiffer, e ci vinsi il campionato italiano con quella macchina, però alla fine dell'anno ero anche lì in deficit, tant'è vero che all'inizio della prossima stagione avevo deciso di smettere di correre. Invece la mia scuderia, vedendo la mia passione, vedendo delle possibilità in me, mi ha comprato, con l'aiuto del commendator Mantori, una macchina e me l'ha affidata per tutta la stagione del 62, con la quale ottenni 5 vittorie e riuscii a malapena quell'anno a pareggiare le spese sia con i premi a fine anno per il campionato italiano e con i premi vinti dalle corse. Nella fine 62 il costruttore Gino De Santis di Roma mi affidò la sua macchina per 3 corse, con la quale riuscì a fargli 2 vittorie internazionali. Nel 63 il costruttore De Santis mi affidava la sua macchina per poter partecipare a tutte le corse di campionato italiano. Fino adesso ne ho disputato 7 corse e gliene ho vinte 5. Molti si domandano perché io corra con la Formula Junior. Io penso che la Formula Junior sia l'unico tipo di macchina da corsa che possa insegnare a diventare un vero pilota professionista di formule superiori, di Formula 1, categoria sport, macchine per insegnare ad andare veramente forte, è l'unico tipo di macchina che possa veramente insegnare ad andare al limite, come diciamo noi in gergo. La stessa opinione sulla utilità delle junior è espressa da un veterano della categoria, Corrado Manfredini, che dopo aver corso con vetture da turismo, gran turismo e sport, è passato alle junior con la speranza di poter un giorno lasciare, almeno per un poco, il suo posto di costruttore edile e diventare pilota professionista. A Formula Junior,